L'analfabetismo in Africa continua a essere uno dei problemi più rilevanti e diffusi nel continente. Milioni di persone infatti non hanno alcuna competenza di lettura o scrittura, e questo limita fortemente le loro possibilità di trovare un lavoro soddisfacente e regolare, di far parte della vita sociale e politica del loro paese, di vivere una vita piena. Nell'Africa subsahariana un adulto su tre non è in grado di leggere. 48 milioni di giovani tra i 16 e i 24 anni sono completamente analfabeti, e quasi un bambino su quattro, in età scolare, non frequenta alcun tipo di scuola e non riceve di conseguenza alcuna istruzione. Proprio per questo il tasso di alfabetizzazione in moltissimi paesi è ancora troppo basso. I 13 paesi con il più basso tasso di alfabetizzazione si trovano tutti in Africa. Tra questi, i peggiori sono il Niger al 37%, il Mali al 39%, il Burkina Faso sempre al 39% e l'Etiopia al 45%. Le cause principali di questi dati così allarmanti sono molteplici. Da una parte, una delle cause principali, se non la causa principale, è sicuramente la grave povertà che colpisce il continente e i suoi abitanti. Milioni e milioni di famiglie non possono permettersi di mandare i figli a scuola. Anzi, sono costretti a farli lavorare, spesso in condizioni pericolose e usuranti, per contribuire al bilancio familiare. È lo scenario che vediamo ogni giorno nelle baraccopoli di Nairobi. La povertà estrema allontana ogni anno decine di milioni di bambini dalle aule scolastiche, impedendo loro di acquisire persino un'alfabetizzazione di base. Una seconda motivazione legata alla precedente è la scarsa organizzazione dei sistemi educativi in vari paesi africani. Anche se esiste una scuola dell'obbligo, molto spesso le scuole non hanno un radicamento sul territorio adeguato. Sono troppo poche, costose, lasciano fuori moltissimi bambini che non possono pagare le tasse scolastiche. A fattori di questo tipo si aggiungono anche motivazioni culturali, in particolar modo per quanto riguarda l'istruzione femminile. In famiglie con più figli, si decide spesso di mandare a scuola solo i figli maschi, perché si presuppone che il futuro delle bambine sia quello di diventare mogli e madri. Il risultato è che sempre più bambine non possono andare a scuola, non potendo quindi uscire dalla posizione di sudditanza in cui sono nate, e finendo per perpetrare ancora una volta la discriminazione di genere così diffusa nel continente. Alice for Children opera in Kenya dal 2006, proprio per aiutare l'infanzia più vulnerabile delle baraccopoli di Nairobi, garantendo ai bambini cibo, cure mediche, ma soprattutto istruzione. Portare a scuola un bambino non significa soltanto aiutarlo ad avere un futuro il più lontano possibile dalla povertà in cui è nato, ma significa anche contribuire ad abbassare il tasso di analfabetismo nel paese. In Kenya la situazione sembra apparire migliore da questo punto di vista. Stando alle statistiche, l'81% degli adulti sarebbe in grado di leggere e scrivere. Tuttavia, il 20% degli analfabeti nel paese si concentra nelle classi più povere, in coloro che vivono nelle aree rurali e soprattutto nelle baraccopoli che costellano la metropoli di Nairobi. Essere analfabeti non significa soltanto essere esclusi dalla gran parte delle professioni e vedere il proprio futuro lavorativo messo a repentaglio. Significa non essere davvero parte della collettività, non essere in grado di conoscere e difendere i propri diritti, non poter partecipare a nessun processo democratico in modo corretto. Significa vivere letteralmente ai margini della società, non soltanto dal punto di vista economico. Permettere ai bambini delle baraccopoli di andare a scuola e iniziare un percorso scolastico significa dare loro la possibilità di diventare cittadini a tutti gli effetti, di essere parte del progresso del loro paese.